Mentre la piana di Celsia Forino tenta di riemergere dal fango, il territorio, così come avvertito e temuto dai tecnici della protezione civile, perde pezzi. Una frana pochi giorni fa ha provocato paura e tensione lungo la strada provinciale che porta al santuario di San Nicolò. Le intense piogge di questi giorni hanno sgretolato i costoni nei pressi dell'antico borgo castello. Un cumulo di massi e arbusti ha ostruito il passaggio. Fortunatamente non si trovavano auto o pedoni in transito. Gli operai dell'ente di Palazzo Caracciolo hanno tanzenato l'area del cedimento. Ma non è il primo crollo che ha subito l'arteria, come vediamo da quest'altro ampio squarcio a margine dell'asfalto. Un peccato, visto l'interesse che suscita il santuario, prezioso luogo del cuore, richiamo per storici e studiosi. Un patrimonio storico-culturale che l'Associazione Pro Castello, grazie all'impegno del presidente Luigi Bruno, cerca di tutelare e valorizzare. Nei prossimi giorni ci sarà la visita degli allievi dell'Università Federico II e il concerto del Conservatorio Cimarosa. L'appello alle istituzioni a fare rete per salvaguardare uno dei siti più importanti di Irpinia. C'è una sensibilizzazione, una sensibilità della comunità su questo luogo che è importante e risale a tradizioni religiose, se vogliamo, del 1600 almeno, perché la processione che si svolge tutti gli anni è in ricordo del miracolo attribuito a San Nicola che fece interrompere la pioggia di ceneri del Vesuvio sul Borgo Castello, e all'epoca gli storici parlano del collassamento a causa delle cenere di 400 case, quindi immaginate quanto era vasto il borgo, quanto era importante il sito. E il mio appello alle istituzioni è di portare a termine questi progetti. Quali sono i progetti, le opere a cui lei si riferiva? Beh, sicuramente la strada, sicuramente la fognatura a livello di strutturale, sicuramente un intervento di recupero del santuario, e per questo come associazione abbiamo coinvolto l'Università Federico II che sta eseguendo una ricerca storica che è la premessa indispensabile per qualsiasi intervento. Ma non solo, abbiamo anche coinvolto professionisti che liberamente produrranno queste analisi necessarie a mettere nelle condizioni di fare una progettazione sostenibile.